Ciao ragazzi, ultimamente mi è stato chiesto cosa pensassi di Yu-Gi-Oh! Sevens e dei Rush Duel, e se convenisse o meno provare il gioco o guardare l'anime. Ma prima facciamo una panoramica generale. Partiamo dalla storia. In questo momento sono usciti solo 5 episodi, e non sarebbe troppo professionale giudicarla con così poco materiale, ma considerando com'è partita non credo mi possa regalare qualche gioia. La trama si basa sul protagonista, Yuga, che insieme ai suoi amici vogliono diffondere i Rush Duel, mentre la Go Corporation, che è l'associazione a capo dei duelli, sta oscurando la notizia, cancellando qualsiasi cosa ritrovabile su internet. Ovviamente ritengo che questa cosa sia abbastanza bizzarra, visto che basterebbe rimuovere l'aggiornamento caricato da Yuga, ma chi sono io per giudicare tutto questo? Sicuramente non dovrei neanche lamentarmi della trasformazione dei Dueling Disc per permettere così il nuovo formato, ma confido tantissimo in una possibile spiegazione nei prossimi episodi. Un'altra cosa che non mi ha convinto al 100% è il fatto che l'azienda si chiami Go Corporation, quando è stata da sempre la Kaiba Corporation a detenere il gioco, ma ripeto, siamo solo al 5° episodio, non mi va di massacrare l'anime. Per quanto riguarda invece il protagonista, mi è piaciuto molto il suo character design, anche se sento come l'eco dei vecchi protagonisti. Sarà un po' l'aspetto o il modo di fare, ma mi ricorda molto Jaden, che proprio come lui duellava per divertirsi. Ma fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. A parte questo, lo ritengo come protagonista un po' fuori da ogni logica, perché un ragazzino delle elementari con conoscenze di ingegneria e di informatica di un laureato con 110 lode. Ma vabbè, alla fine chi se ne frega, è un anime indirizzato a un pubblico di bambini. Nel complesso ci sta anche. Che dire altro di questo anime? Secondo me strizza molto l'occhio alla prima serie. Basti pensare che i due mostri più forti il protagonista sono un mago di livello 7 e una maga di livello 6, che, per caso, vi ricordano qualcosa? Ovviamente credo siano delle citazioni al mago nero e alla maga nera. Inoltre non abbiamo niente come extra deck, e credo che se arriverà qualcosa saranno solo mostri fusione. Altra possibile citazione alla prima serie riguarda l'evocazione del drago bianco Kiblu nel primo episodio, e considerando anche che in questa serie viene identificato come un mostro leggendario e che un ingegnere che aveva lavorato alla Goa aveva creato quel macchinario contro cui Yuga duella, possiamo affermare che quell'ingegnere sia un discendente di Kaiba? Probabilmente mi sto facendo degli enormi viaggi mentali, non prendete ste cose per bene. Un paio di cose che ho apprezzato di questa nuova serie sono il modo in cui si è tentato di spiegare il passaggio dai duelli classici ai Rush Duel. Ovviamente si poteva fare molto di meglio perché la motivazione è abbastanza povera. Dire che i vecchi duelli sono noiosi e che i Rush Duel sono il futuro non è un granché, anche se tutto questo è accompagnato dal protagonista che fa cose per scaricare il software con gli aggiornamenti, ma potevano anche fregarsene e fare finta di niente. Quindi apprezziamo la cosa. La seconda perla di questa serie, che a mio parere vale tutto l'anime, è il character design del retro delle carte, che finalmente è tornato ad essere quello classico. E devo ammettere che la prima volta che ho visto sta cosa, cioè, mi stavo per segare sulle carte. Cioè, per anni i miei occhi sono stati violentati da quello proprio lì. Ovviamente il fronte delle carte è quello dei Rush Duel, ma questo lo ritenevo abbastanza scontato anche prima di vedere la serie. La questione su cui mi voglio soffermare momentaneamente è la decisione che si è voluta prendere con questo anime. Si tratta di un prodotto molto semplice e bambinesco, con l'idea di fondo di voler pubblicizzare la nuova modalità ad un pubblico di bambini, visto che il gioco classico è ormai più che assodato. L'anime è ambientato in un mondo futuristico dove gli attuali duellanti devono imparare le nuove regole, come si vuole che avvenga nella realtà. E visto che l'idea dell'anime è stata funzionale 15 anni fa con me, perché non riproporla adesso per le nuove generazioni? Yu-Gi-Oh! Sevens e i Rush Duel hanno voluto differenziare i target. Con l'anime, come si è già detto, si vuole prendere il target dei bambini delle elementari, proprio come lo è il protagonista, e quindi avvicinare nuova utenza al brand. Mentre, per quanto riguarda persone come me, cresciute con il gioco, si sono voluti svecchiare quelli che erano i vecchi artwork, ridisegnandoli e valorizzando così i dettagli. E cosa dire, devo ammettere che sono veramente strafighi. Ovviamente non sto schifando i vecchi artwork, perché quelli sono la storia del gioco, ma bisogna ammettere che sono riusciti a tirar fuori veramente la loro parte migliore. Queste carte con grafica svecchiata, da come si è visto fin dal primo episodio, sono state inserite anche all'interno dell'anime, anche se per adesso abbiamo solo Drago Minore e Drago Bianco Occhi Blu. E devo ammettere che questa cosa mi fa molto piacere, perché come io sono cresciuto con quelle carte, anche le nuove generazioni possono usarle.
Lo so, sono un po' sentimentale sotto questo aspetto. Quindi ragazzi, nel complesso credo che questo formato possa avere un futuro. Escludendo poi il fatto che l'anime ha già creato hype prima dell'uscita delle carte. E quindi devo ammettere che mi ha invogliato abbastanza a provarlo. Perché la modalità è figa, le carte sono belle e quindi credo che lo testerò online. Poi non è detto che non mi procuri un mazzo o qualcosa per la collezione. Visto che in Oriente è già stato annunciato un drago bianco occhi blu Ultimate. E qui i soldi partiranno. Voglio dire un'ultima cosa che si distacca totalmente dal discorso. Gli speed duel sono la cosa più fallimentare mai fatta. La modalità è come quella di Duel Links e quindi che senso c'ha farlo anche con delle carte reali? Visto che non aggiungono niente tranne quelle orribili carte blu. Ovviamente sto criticando solo il gioco di carte fisico perché Duel Links è figo. Inoltre voglio dire che la loro strategia di marketing è stata orribile. Promuovere la modalità con degli youtuber, almeno in Italia, non c'ha senso. Come lo attiri il pubblico, ma soprattutto come lo invogli a giocarci. Ok ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate dei Rush Duel e dei Yu-Gi-Oh! Sevens. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social, quindi seguitemi su Instagram, sia su Kaiba Corporation 3.0 che su Cappello di Paglia. Quindi ragazzi, state amazing e noi ci rivediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!